Ciao a tutti e bentornati su Free Soul on the Road o benvenuti se siete nuovi. Io sono Elisabetta e oggi sono qui con voi per parlarvi di un sentiero bellissimo che potete fare in Liguria. Nel video di oggi parleremo del sentiero che collega Corniglia a Vernazza, il sentiero SVA, uno dei più famosi che abbiamo in Liguria, che si trova proprio nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Prima di cominciare con il video di oggi voglio però ringraziare CMP Sport per avermi fornito l'attrezzatura e l'abbigliamento che ho utilizzato durante la realizzazione di questo video. CMP è un'azienda italiana leader nell'ambito dell'abbigliamento sportivo, tecnico e nello specifico trekking. Io infatti mi affido a CMP da ormai tantissimo tempo, chi mi segue sui social sa quanto ami questo brand e quanto mi trovi bene con loro, di conseguenza è per questo motivo che mi sento vivamente di consigliarvelo. A questo punto cominciamo! Dalla stazione di Corniglia si sale un pochino e incontrate subito questo segnavia bianco e rosso e anche il segnavia per Corniglia. E infatti questa è la strada da seguire. Si avanza lungo questa strada pedonale che ci porterà fino alla scalinata e ci condurrà proprio al cuore del paese. Da qui poi prenderemo il sentiero SVA che ci condurrà fino a Vernazza. Questa è la stazione ferroviaria e il paese di Corniglia si trova proprio lassù in cima. Incomincia la salita, anzi incomincia la scalinata. Questa è la scalinata Lardarina, composta indicativamente da oltre 400 gradini e ci conduce dalla stazione ferroviaria di Corniglia fino al paese, che si trova proprio in cima ad un'altura. Infatti Corniglia è l'unico paese dei borghi delle Cinque Terre a non avere l'accesso diretto al mare. Una volta arrivati in cima alla scalinata, proseguite dritti verso il campanile per raggiungere poi il centro del paese e congiungervi con l'inizio del sentiero. Oggi tra l'altro è una bellissima giornata di sole, fa caldo ma non è quel caldo soffocante che si trova in estate. Importantissimo, proprio all'inizio del percorso trovate una fontana di acqua potabile, approfittatene perché non ne troverete moltissime altre lungo il tragitto. Una volta raggiunta la chiesa di San Pietro, se andate a sinistra si può raggiungere il piccolo centro abitato di Corniglia, invece noi proseguiamo dritti perché dobbiamo imboccare il sentiero per Vernazza. E tenetevi pronti perché subito sulla vostra sinistra avete un panorama bellissimo su Corniglia. Altro punto acqua importantissimo, mi raccomando, riempite le vostre borracce e poi chiudetela sempre. Qui stanno mettendo a posto i muri a secco perché in inverno quando poi piove è possibile che vengano giù e infatti la manutenzione è importantissima. E poi prendetevi qualche minuto per osservare il paesaggio davanti a voi perché ci sono delle bellissime terrazze coltivate. Quello che invece si vede in lontananza, lassù in cima per intenderci, è il paese di San Bernardino che si trova proprio sopra Vernazza. Il sentiero comincia esattamente lì, dal casotto verde. Il sentiero da Corniglia a Vernazza è un percorso a pagamento che si trova incluso nel biglietto conosciuto come 5 Terre Card, oppure se non ne siete in possesso potete acquistare il biglietto per percorrere questo tragitto direttamente dal casotto verde alle mie spalle. Mi raccomando, importantissimo da sapere prima di intraprendere i percorsi delle 5 Terre, ma questo vale per qualsiasi sentiero, calzature adatte che abbiano un buon grip per il suolo e soprattutto portatevi tanta acqua perché lungo il percorso non ci sono punti per rifornirsi. Ora si procede un pochino in discesa. Si attraversa un paesaggio davvero bellissimo fin da subito, fin dall'inizio del percorso, caratterizzato dalla presenza di ulivi e muri a secco che proteggono le terrazze coltivate dalle persone del posto.
Mentre salite, prestate attenzione sul lato destro perché potrete ammirare un'opera di un artista scultore italiano che si chiama Michelangelo Pistoletto e la potete vedere proprio alle mie spalle tra gli ulivi, intitolata Il Terzo Paradiso. Si raggiunge così presto un altro punto panoramico molto molto bello dal quale si può ammirare Corniglia dall'alto e parte della costa delle Cinque Terre. Questi sono percorsi che io amo particolarmente, purtroppo quando comincia l'alta stagione sono estremamente affollati, ma trovo che siano comunque davvero molto molto belli, sia per gli scorci sul mare che regalano, ma anche comunque per la natura. Infatti in primavera e già adesso si cominciano a vedere moltissime fioriture che rendono i bordi di questo percorso molto colorato. Non so descrivervi, credo che in video non renda particolarmente la bellezza di questo percorso, dove alla mia destra abbiamo tutti i fiori gialli di acetosella e invece alla mia sinistra abbiamo delle vedute mozzafiato sul mare, che oggi ha questo colore turchese particolarmente acceso, è davvero spettacolare, ragazzi. Raggiungiamo quindi una piccola zona d'ombra, uno slargo, subito prima di una salita abbastanza lunga che ci condurrà poi a località Prevo, da cui scenderemo per raggiungere Vernazza. Da questo punto in poi, indicativamente, fino a Vernazza ci si impiega circa 1 ora e 10 minuti. Ecco che abbiamo raggiunto località Prevo, dalla quale si gode di una vista spettacolare su Corniglia dall'alto e dove si trova anche, aperto in estate, il bar Il Gabbiano, che è proprio questo qua sopra e da qui c'è una vista spettacolare. E adesso sono praticamente a metà del percorso. E ora si comincia la discesa. E anche qui, amici, si continua a scendere perché ci stiamo avvicinando sempre più a Vernazza, che si trova sul mare, di conseguenza è normale che si scenda. Quindi fare attenzione, non abbiate fretta perché ci sono dei punti all'ombra che possono rimanere un pochino più umidi e scivolosi, specialmente quando magari è piovuto di recente. Allora, consiglio spassionato che mi sento di darvi. Io questo percorso l'ho fatto un sacco di volte in entrambi i sensi, quindi sia da Corniglia a Vernazza che da Vernazza a Corniglia. In questo video vi sto facendo vedere il percorso nel senso Corniglia-Vernazza, che trovo decisamente più semplice, a meno che voi non abbiate problemi alle ginocchia, perché la discesa è costituita da gradini decisamente ripidi e quindi vi potrebbe dare fastidio. Però è un po' meno faticoso perché la parte in salita è più breve rispetto al percorso svolto nel senso opposto. Ormai siamo quasi giunti alla fine di questo meraviglioso percorso, ma aspettate la fine del video, non andate via, perché c'è il panorama su Vernazza che è qualcosa di stupendo, tutte le volte mi lascia senza parole. Inoltre volevo ricordarvi che se volete potete prenotare un'escursione privata con me, perché sono guida ambientale escursionistica abilitata, e vi lascio poi in fondo al video la mia mail, così potete nel caso contattarmi e organizziamo un'escursione privata insieme. Ecco che ci siamo, ancora qualche passo per raggiungere un punto panoramico incredibile. Io
io trovo che quando si conclude un sentiero con una vista del genere, l'eventuale fatica sia pienamente giustificata. E infatti si raggiunge questo, che è uno dei miei punti panoramici preferiti per fotografare Vernazza e per ammirarla dall'alto in tutta la sua bellezza. Quindi prendetevi qualche minuto per godervi lo spettacolo. Ecco, sono ormai arrivata a Vernazza e adesso, prima di concludere il video, vi faccio vedere la bellissima piazzetta e poi me ne torno in stazione per tornare a casa. Amici, il video di oggi termina qui, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e se non l'avete ancora fatto supportatemi iscrivendovi al mio canale. Ci vediamo sui sentieri, ciao!